Ciao a tutti ragazzi, qui Vest di Vest94.com. Oggi è martedì 18 maggio 2021, sono le 4 e un quarto del pomeriggio. Ci troviamo ancora una volta qui con taccuino per gli appunti alla mano, perché oggi parleremo della period proof piccola. Ovviamente se guardo lì è perché ho il testo da leggere sul computer. Premetto che ho la faccia da sonno anche se è pomeriggio, perché è iniziata la primavera ed è inevitabile. In più, come potrete appurare da soli, la cura per l'acne non sta facendo assolutamente niente. Non so se comincerò con l'isotretinoina in autunno. In ogni caso sto continuando con una crema, vabbè, vedremo. So che starete aspettando in trepidazione questo video da un mese, perché lo state aspettando, vero? Perché ben 2 mesi fa abbiamo recensito la period proof grande. Ovviamente il mese successivo toccava la period proof piccola, però questo mese, anzi il mese scorso, il ciclo scorso, non sono riuscita a registrare perché in concomitanza con la fine delle mestruazioni sono dovuta partire per qualche giorno. Al ritorno non ho avuto tempo perché sono stata presa da tantissime cose, ho comprato la macchina nuova, ho fatto sterilizzazione a tappeto di tipo tutti i miei gatti. Vabbè, alla fine ho rimandato fino a decidere di dare una seconda chance a questa poppetta. Questo vuol dire che l'ho usata per ben 2 cicli per recensirla appunto nel mese in corso. Piccolo spoiler, questa poppetta per me è no, perché come avevo notato anche nel video di unboxing che vi consiglio di andare a vedere, al momento delle prime impressioni questa coppetta piccola mi sembrava troppo morbida per essere una coppetta piccola. Cioè, di solito normalmente le coppette piccole servono alle ragazze giovani, che in quanto giovani sono toniche per antonomasia. Secondo me una coppetta sia piccola che morbida non ha ragione di esistere. Se infatti la coppetta è morbida, il pavimento pelvico tonico la schiaccia irrimediabilmente. Quindi se il bordo della coppetta non aderisce perfettamente alle pareti vaginali, noi continueremo ad ottenere sgradite e sgradevoli perdite su slip, pantaloni, tutto quello che ci ruota intorno per tutto il periodo di utilizzo, a meno che non siamo nella fase di inizio del ciclo o della fine delle mestruazioni, in cui abbiamo una specie di spotting, quello rimane nascosto e non ci crea problemi. Ho da poco compiuto, mio malgrado, 27 anni, sono abbastanza sportiva, quindi diciamo mi ritengo una persona con un pavimento pelvico tonico. Questa coppetta per me è stata un fastidio continuo, perché ho avuto perdite, difficoltà a farla aprire una volta inserita, perché dovevo fare opposizione ai muscoli del pavimento pelvico, che tendevano ad essere ovviamente più forti loro della coppetta. Avevo la sensazione di bollicine che scendevano, che è la tipica sensazione di quando la coppetta è piena, anche se in realtà l'avevo appena inserita. Infatti una mattina ho ben deciso di allenarmi, proprio tipo al primo secondo giorno di ciclo, e ho avuto un sacco di fuoriuscite, sia a livello aeriforme, sia umide da lì, insomma. E questa è una cosa che assolutamente per me non deve esistere per una coppetta che funziona. Quindi il mio suggerimento per le ragazze giovani è: non optate per la period proof. Il mio suggerimento per l'azienda invece è: cercate di indurire un pochettino questa coppetta. Paradossalmente è più tonica quella grande, che invece è consigliata alle persone un po' più avanzate di età, diciamo dai 30 in poi, ecco, e che solitamente hanno un pavimento pelvico più rilasciato, più morbido. Dicevo, paradossalmente era più tonica la coppetta grande, di cui appunto è uscita su questo canale 2 mesi fa una recensione assolutamente positiva. Quindi non sono di parte, sai, sono contro la period proof, no, con la coppetta di taglia regular, quindi la taglia grande, mi sono trovata benissimo. Mi sono trovata malissimo invece al contrario con quella piccola. E poi posso dirlo con fermezza, visto che questa coppetta con me ha avuto ben 2 possibilità, visto che l'ho usata per ben 2 cicli. Ogni dubbio che avevo è stato fugato purtroppo in negativo. Uso la coppetta da un botto di anni, uso la mia classica piega a tulipano che si fa così, perché è quella più semplice per far aprire tutte le coppette, anche quando le coppette sono morbide. Quindi io ho usato coppette morbide, non so se mi sono chiarita, ho fatto un po' di impappinamenti, in ogni caso non ci sono riuscita. Per il resto, a livello oggettivo, si tratta di una coppetta rosa molto carina, anche per essere usata come regalo per le ragazzine, eccetera. Infatti, come abbiamo visto in passato, il packaging è bellissimo, molto ben studiato, anche se io valuterei questa mia, tra parentesi, recensione prima di regalarla a una ragazza giovane, perché io dico sempre: quando sei all'inizio di una nuova esperienza, approcci a qualcosa che non ti va bene a primo colpo,
sei più facilmente indotta ad abbandonare e tornare sui due passi nella zona di comfort, che nel nostro caso, parlando di coppette mestruali, la zona di comfort è rappresentata dagli assorbenti e noi sappiamo che è proprio usando la coppetta che stiamo cercando di combattere gli assorbenti. Stiamo cercando di combattere il fastidio causato dagli assorbenti, che non sono la morte, però per molte persone magari hanno la pelle delicata, hanno fastidio con gli assorbenti. La coppetta serve proprio a questo. Se noi non ci mettiamo in condizione di abbandonare gli assorbenti, non serve, cioè la coppetta non serve a niente. La coppetta è rosa, di piccole dimensioni, troppo morbida, la taglia piccola a mio avviso. Ha 4 fori su tutti e 4 i punti cardinali perché servono a rompere l'effetto ventosa. Non è una cosa solo della Period Cuff, tutte le coppette hanno i forellini sui 4 punti cardinali, non è una cosa innovativa, cioè tutte le coppette sono fatte così. Ha un gambetto abbastanza lungo con cui io però non ho avuto nessun tipo di problema. I gambetti lunghi si possono tagliare facilmente, accorciare facilmente in casi di cervici più basse, quindi che con i gambetti che escono fuori, si possono tagliare facilmente con un tagliaunghie, magari poco per volta, senza mai rimuoverlo completamente perché poi si rischia di danneggiare l'integrità della coppetta, cioè rischiamo di tagliare qua e fare il buco. Occhio solamente a smussare bene gli spigoletti perché sennò poi rischiamo di farci male, di irritarci, mucose, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un diametro di circa 4,3 cm, una altezza di circa 4,7 cm, una lunghezza del gambetto di circa 1,5 cm, poco di più. La capacità credo sia sui 20-25 ml ai fori, non sono riuscita a misurare, non avevo una siringa, non ho avuto la possibilità stavolta di misurare la capacità in maniera autonoma. Credo però, dicevo, sui 20-25 ml perché dentro c'è una tacchetta all'altezza di 7,5, una all'altezza di 15 ml, i forellini stanno qua, quindi io penso che da qua a qua, se questo è 15, qua sarà un 20-25, dai. E abbiamo, diciamo, una capacità ai fori di circa 25 prima di rompere il sottovuoto. Poi ovviamente fino a qua sarà 30 ml, però poi si rompe il sottovuoto e non funziona più. La Period Proof è una coppetta australiana che costicchia, purtroppo. Bisogna ricordarci della dogana quando acquistiamo fuori dall'Europa. Vi consiglio pertanto di andare a guardare i video vecchi che ho fatto con l'unboxing, con la recensione della sorellina più grande, in modo da non ripetermi, quindi non dire sempre le stesse cose e far durare tutte le recensioni dello stesso marchio mezz'ora. Quindi per stimolarvi a guardare video vecchi vi do qualche parola chiave che dovete andare a ricercare. Vi dico dogana, packaging, borsellino, andateveli a cercare. Diciamo che la recensione per oggi è finita, io vi posso semplicemente dire che le mestruazioni non sono ancora finite. Sono passata alla mia dorata Yuki, che è la mia coppetta preferita. Vi vado a riporre la piccola Period Proof nel suo borsellino. Se avete delle domande a cui non ho risposto, non esitate a contattarmi. Magari se non vi va di commentare pubblicamente su YouTube, mi trovate su Instagram e su tutti gli altri social come Vesda94, quindi omonimi a questo canale. Se vi piacciono i miei argomenti potete iscrivervi al canale e farmelo sapere, lasciatemi commenti, mi piace, tutto quello che vi pare, insulti, costruttivi. Critiche costruttive, non insulti, grazie. Prima di abbandonarvi vi voglio ricordare che questo cerchietto mi è stato mandato in collaborazione da Ilaya Shop. Vi lascio tutti i link con il codice sconto nell'info box. E niente, spero di rivedervi alla prossima. Ci vediamo, ciao!